Ci troviamo a Vasto e stasera ai nostri spettatori di Pegaso TV facciamo vedere un nuovo modo di valorizzare la cucina, l'enogastronomia, ma soprattutto la creatività davanti ai fornelli. Usando un termine inglese parliamo di home restaurant, cioè un ristorante che viene creato tra le mura domestiche. Ad aver avuto l'idea è stata una famiglia dove si è girato l'Italia per lavoro, dalla Sicilia, proveniente dalla provincia di Messina, sì. Per arrivare poi a Milano, Rimini, fino ad arrivare a Vasto per motivi di lavoro. E qui sono cresciuti due ragazzi con la passione per la cucina, frequentando un istituto alberghiero. Sì, sì. E quindi oggi, questa sera a Vasto, ci troviamo ad essere ospiti stasera tante persone in un appartamento per degustare dei prodotti preparati dai ragazzi. Ci presenti la sua famiglia innanzitutto? Guardi, noi siamo in quattro. Io, mia moglie Maria Grazia, Antonio ed Aurora. Io e mia moglie siamo dipendenti di Poste Italiane, con la passione per la cucina, specialmente io. I ragazzi hanno completato, o stanno per finire di completare il corso di studi all'Istituto Alberghiero a Termoli, e Antonio ha fatto anche un corso sulla cucina italiana, una specializzazione all'Alma a Colorno, alla scuola di Gualtiero Marchesi, per un anno. E strutturalmente lavora alle stagioni negli alberghi o lavora nei ristoranti nei fine settimana. Aurora invece fa specializzante in pasticceria ed è al penultimo anno di studi presso l'Istituto Alberghiero a Termoli. Abbiamo avuto questa idea e volevamo sfruttare questa occasione che permetteva ai ragazzi non solo di non perdere la manualità in cucina, specialmente nei mesi invernali, ma gli permette anche di arrotondare qualcosina per loro stessi, per piccole spesucce quotidiane, per il bestiario, o qualche regalo per la fidanzata, qualcosa del genere. Internet, da questo punto di vista, è importante. I ragazzi hanno anche aderito a un circuito che si chiama Gnammo proprio. Sì. E per farsi conoscere con semplicità, sì. E far conoscere le loro promozioni, che è una cosa importante, insomma. Certo, sì, dobbiamo ringraziare questo sito internet Gnammo, perché ha permesso ai ragazzi di svolgere questa particolare attività soprattutto legalmente. Sia soprattutto dal punto di vista fiscale, perché tutte le transazioni sono tracciate e soprattutto si sa prima chi è che viene ospite è a casa nostra, perché insomma, non essendo un ristorante, uno deve essere sicuro a chi apre la porta. Ed è un'ottima cosa, ecco, riteniamo che sia un'ottima cosa. Allora, ci accompagna sopra e andiamo a vedere preparazione, così conosciamo Antonino ed Aurora, nostri chef dell'home restaurant. Siamo quindi a casa e quindi possiamo bussare, certo. E vedere se... Sicuramente Antonio deve guardare. Buonasera. Ciao Antonio. Entrate, accomodatevi. Come va? Tutto bene, tutto bene. Sono un po' emozionato per questa prima serata, spero che vada tutto bene, insomma. Sono già iniziati i preparativi, quindi sì, ci accompagni subito. Siamo già all'opera, sì, ecco, prego, accomodatevi. Stiamo iniziando proprio dall'ultima cosa, proprio dalla voce. Oggi abbiamo una marchise, che sarebbe un impasto di pan di Spagna, con una mousse al cioccolato e con una salsa di arance di accompagnamento. Se mi accompagno da questa parte vi faccio vedere mia sorella che è all'opera. Eccola qui. Ciao. Sta facendo della panna portata con accompagnamento. Ciao. Allora Aurora, innanzitutto benvenuta. Grazie.
vedo che hai una tenuta che è proprio dell'istituto che stai frequentando, che è l'istituto Alberghiero di Termini. La tua passione ci raccontava il tuo papà è proprio sui dolci. Sì, in pratica io frequento dal terzo anno il settore di pasticceria. Il primo biennio abbiamo fatto, diciamo, tutti i settori ho conosciuto, come quello di cucina, di ricevimento e sala bar, però quello che mi ha colpito di più è stato proprio quello di pasticceria. E infatti è quello proprio che adoro fare. Il dolce tuo preferito? Diciamo che non ho proprio un dolce preferito, perché anche se amo farli non sono molto golosa. Però diciamo quello che mangio sono i profiterol col cioccolato. Vediamo che facciamo per la cena di stasera. Facciamo, si utilizzano proprio prodotti locali, sì. Come verdure, ecco, se ci presenti questo tipo di verdura che state presentando, ci presentate. Queste sono degli spinaci. Che facciamo, ecco, quale, per quale menù in pratica stasera? Per accompagnamento del pollo, della suprema, sì, del secondo. Quindi, ecco, se Antonio, se ecco, ci presenti il menù di stasera, così. Allora, oggi abbiamo il menù varia, quindi a seconda le serate che abbiamo, gli eventi che facciamo varia. Quindi in questo caso, come salto di inaugurazione, abbiamo deciso di fare come antipasto dei boulavan con mousse di mortadella, che sarebbe nient'altro che della pasta sfoglia con una mousse di mortadella condita con dei pistacchi tritati. Poi abbiamo come prima abbiamo dei paccheri ripieni con ricotta e spinaci, sopra con una salsa besciamella messa a gratinare in forno, e come secondo piatto abbiamo la suprema di pollo con, appunto, come stavo inquadrando, gli spinaci con una riduzione di Montepulciano in agrodolce. E come secondo, come dolce, ecco, possiamo spostare di qua. Sì. Come stavo dicendo prima, abbiamo questo termine chiamato marchise, se mi puoi aiutare tu a dire la creazione del dolce. In pratica è una marchise che sarebbe una base di pane di Spagna con una mossa al cioccolato e la mossa alla ricotta. E entrambe sono fatte con una base semifreddo e vengono poi unite. E niente, l'accompagnerò con la salsa all'arancia che ho preparato, insomma, già ieri, e un gel di menta. E niente. E poi avremo modo di apprezzarli dopo. Sì, 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 sì. Ma adesso, quindi, una curiosità. Quindi oggi è una inaugurazione di questo sì. Ristorante. Siete... che emozione... Ma sicuramente l'emozione è tanta, perché comunque se nella nostra prima serata abbiamo un po' di agitazione, un po' di comunque come qualunque altro chef che abbia i suoi clienti a tavola. Però comunque siamo sicuri dei nostri mezzi, siamo sicuri del menù che abbiamo fatto, abbiamo l'esperienza, non moltissima, però è giusto che basta per poter affrontare questa serata. Spero che vada tutto bene. Al di là, ecco, di questa serata di inaugurazione, quali sono le vostre aspettative e che messaggio vi augurate le persone che vi contatteranno, vi aspettate che riescano a recepire? Ma le aspettative sono comunque di far conoscere alla gente un nuovo forma di ristorazione, un nuovo tipo di ristorazione. E anche apprezzare i nostri piatti. Sì, apprezzare anche comunque sono i nostri classici, piatti. Normali. Che comunque nei nostri piatti si vede comunque il nostro percorso, la nostra esperienza. E, insomma, sì, sì, comunque spero che comunque sia apprezzata. Diciamo che anche a livello economico sono, diciamo, abbastanza economico, non è un menù di alto ristorante dove si vengono a spendere grandi cifre, quindi non sono costi eccessivi. Non siamo quindi un'attività commerciale, quindi non ci andiamo a guadagnare, non abbiamo degli standard che dobbiamo mettere il prezzo tre volte tanto o quattro volte tanto, insomma a noi ci piace cucinare, proprio in semplici parole. E volete quindi che la gente sappia e possa apprezzare la vostra passione? Sì, questo,
questo sì, questo senz'altro. Dicevamo prima giù con il vostro papà, con Antonino, che in questo tipo di iniziativa avete puntato molto su internet e sulle nuove tecnologie. Come e perché? Ma diciamo che ci siamo accorti che al giorno d'oggi la cucina ha preso un grande piede, insomma, su internet, quindi abbiamo deciso comunque di esporci anche noi. Quindi noi teniamo, se abbiamo fatto una pagina Facebook, abbiamo fatto un nostro sito internet, che teniamo comunque aggiornati i nostri fan sui piatti comunque che facciamo. E, nient'altro, è qualcosa da... Allora, questa iniziativa viene inaugurata oggi, ma voi diciamo, non solo potete fare un restaurant qui da voi, ma anche diciamo, per le famiglie che vorrebbero utilizzare le vostre qualità per poter preparare in casa loro in occasione di feste o di eventi particolari. Sì, certo, chiunque può farlo. Sì, potremmo comunque dare un servizio di domicilio, comunque se ha il cliente ha una richiesta particolare su alcuni tipi di piatti che magari gli piace cucinare o piace per i nostri piatti che abbiamo creato, possiamo comunque fare, non a livelli grandissimi, quindi non parliamo di 50-100 persone, ma anche fino a 25-30 persone riusciamo a fare, soprattutto una cucina incentrata sulla qualità della materia prima, riusciamo comunque a servire una quantità di commensali, diciamo, adeguata per le nostre capacità, ecco. Se diciamo, dobbiamo ipotizzare uno spot per questo nuovo on restaurant e per queste vostre qualità, che messaggio volete dare approfittando di Pegaso TV? Chiariamolo subito, sì. Così anche ai telespettatori, questo servizio da parte di Pegaso TV è stato un servizio che è un modo per premiare la vostra idea e la vostra energia che si evinceva in questa inaugurazione, questa voglia di far bene, quindi è una cosa anche importante, è un messaggio per far capire che gli on restaurant si possono fare in tutta Italia e che quando si ha delle buone idee si può vincere. Quindi in questo caso questa nostra intervista va nelle storie di successo, perché è una cosa che è partita da diverso tempo da parte vostra e che oggi vede un importante risultato. Quindi facciamo questo spot. Allora, diciamo che provate perché ne vale la pena. Sì. L'emozione di fare qualcosa che piace è bello. Poi le persone che l'apprezzano ancora meglio. E quelle persone che devono scegliere voi in particolare? No. Diciamo che siamo aperti a qualsiasi tipo di clientela. Tra dei ragazzi a comunque persone comunque adulte, sposate, persone anziane, non abbiamo. A noi diciamo l'importante è quello di soddisfare il cliente con la nostra semplicità, creatività e con la nostra passione che abbiamo per questo mestiere. E niente di più, insomma. E allora, a dopo, quando ci sarà il momento per presentare la sala pranzo e aspettando gli ospiti. Okay. Grazie, a dopo. Innanzitutto diamo il benvenuto agli ospiti. Grazie. Questa idea dell'home restaurant, come l'avete conosciuta e come mai avete accettato? Tramite internet, ovviamente, perché abbiamo visto la pubblicità su Cultura Locale, se non sbaglio. E niente, abbiamo questo sabato libero, ci piace sperimentare cose nuove, abbiamo prenotato subito praticamente. Quindi, però, diciamo, questo tipo di ristorazione alternativa, ecco, cosa ti aspetti prima di vedere cosa ti preparano? Niente, io già mi sento a casa praticamente. Grazie. Abbiamo anche una giovane ospite, Giorgia, che quindi, insomma, siete venute con uno spirito di curiosità. Sì, soprattutto. Sì. Ma vi piace questa, comunque, questa idea che... Ci piace la cucina in generale, quindi siamo venuti soprattutto a provare.
Grazie. E allora, benvenuti, quindi brindiamo alla, a questa inaugurazione. Salute. Salute a tutti. Eccoci qua, iniziamo subito con un antipastino veloce, vola on alla mousse di mortadella con aceto balsamico. Spero che l'antipasto vi piaccia, buon appetito. Grazie. Buon appetito. Pronto? Possiamo tirar fuori, quindi adesso che stiamo tirando fuori? Adesso stiamo tirando fuori i paccheri che abbiamo lasciati gratinare in forno per una quindicina di minuti. Paccheri pieni di ricotta e spinaci con salsa di besciamella sia sopra la base per gratinare e sia nel piatto, perché non vorrei che uscissero un po' troppo. Quindi cacciamoli fuori. Possiamo tirarli fuori. Eccoci qua. Adesso possiamo togliere lo spago perché li abbiamo legati con questo spago, perché sennò non stavano in piedi. Ok, si taglia lo spago. Eccoci qua il piatto. Quindi adesso componiamo il piatto, quindi salsa besciamella a base del piatto, la andiamo un pochino, ecco, andiamo i paccheri, ecco qua. Quindi il piatto è pronto. È pronto. Perfetto. E adesso prepariamo gli altri, sì. E vi aspettiamo. Ok, vi aspettiamo. Allora, Aurora, ti rubiamo un secondo, quindi adesso presenta ai signori il piatto. Allora, sono dei pasti ripieni con della ricotta e spinaci con una salsa alla besciamella. Spero vi piaccia. Allora, ora che cosa ci aspetta a tavola? Allora, adesso abbiamo il secondo, come secondo piatto abbiamo fatto una suprema di pollo. Suprema è il termine per indicare l'ala e il petto del pollo in questo caso. Abbiamo fatto solo in padella per dargli una bella crosticina croccante, poi abbiamo pulito in forno 10 minuti, un quarto d'ora a seconda del pezzo che ci prendono avanti. E quindi? Eccoci qua. Con un buon condimento, sì, di il condono che verdura, abbiamo fatto, esatto, di spinaci appena saltati, quindi non sono né bolliti né lessati, quindi saltati giustamente con un po' di burro, e pinoli e uvetta nelle spinaci. Allora, e dimenticavo, salsa, vino rosso e un acqua dolce. Aurora, è anche importante la decorazione del piatto, perché? È importante perché deve essere ben, insomma, elaborato, ben messo, insomma, presentabile. È importante anche la presentazione. E anche la scelta della decorazione è importante. Quanto tempo ci vuole a preparare una decorazione? Dipende, dipende sempre. Io ci impiego anche mezz'ora, anche di più, se la devi fare proprio bene, ma come queste fanno veloci. E quindi abbiamo decorato questo. Salsa vino rosso, spinaci appena saltati, con un po' di burro, con pinoli e uvetta. Questo è il nostro secondo piatto. Perfetto. E allora ci prepariamo. Vabbè, se questi parti cucinano, bisogna andare alle 7:40. No, alle 7:40.
Allora, Fabiola, che ne pensi di questo secondo, fino ad ora del pranzo e anche di questo tipo di piatti? Fino adesso mi è piaciuto tutto. Mi piace tanto come è servito, adesso lo assaggeremo, sarà buono come gli altri.